Buonasera dal coach dell'Andrea Costa Imola, Federico Grandi. Siamo nel post partita del derby appena disputato qui al Flaminio. Coach, un derby caratterizzato da una bellissima cornice di pubblico in generale, sia per quanto riguarda Rimini che per quanto riguarda Imola. Per quel che riguarda il campo, invece, una partita molto equilibrata nel terzo quarto, anche molto divertente, che però ha visto la lunga finale di Rimini, diciamo, a cavallo degli ultimi 10-12 minuti. Non so se cosa secondo lei è mancato in quest'ultima fase sui giocatori. Allora, parto facendo i complimenti a Rimini, oltre che per la qualità della squadra, del gioco espresso e dell'organico che ha in squadra, complimenti per l'ambiente che è riuscito a creare. Oggi è stato davvero emozionante tornare a giocare dopo 2 anni abbondanti in un palazzo così gremito. Con così tante famiglie e bambini, è stato davvero bello, per noi era stimolante, è stato stimolante. Volevamo, onestamente, volevamo fare qualcosa di più. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Siamo stati abbastanza bravi nei primi 2 quarti e mezzo, a seguire il piano partita. Alcune volte accontentandoci un po' troppo dei tiri da 3 punti, anche se erano tiri aperti, però erano tiri che sapevamo che Rimini ci avrebbe concesso, e quindi volevamo attaccare con magari un extra pass, un uno contro uno in più, quelle situazioni, cosa che ci è riuscita poco. A metà del terzo quarto è stata sicuramente la chiave della partita, il break che è nato dalle 2 triple consecutive di Mashadri, proseguito con uno show balistico di Scarponi davvero importante. Noi in quel momento non abbiamo avuto la forza di reagire, e questo, diciamo, è la cosa che mi rammarica di più, perché comunque la partita era aperta, eravamo andati sì sotto di 10 punti, ma con tanto tempo da giocare. In quel momento non ho visto le facce giuste dei miei giocatori, quella è sicuramente la cosa che mi rammarica di più. C'era ancora tanto tempo da giocare, c'era la possibilità di rientrare in partita. Lì ci è mancata un po' di fame, quindi sono parzialmente soddisfatto per quello che abbiamo espresso nei primi 2 quarti e mezzo. Anche nel finale non abbiamo mollato, insomma, abbiamo comunque continuato a giocare. Sono sicuramente rammaricato per aver visto quelle facce un po' spente quando Rimini ha piazzato il break. Io sarei a posto se No, cioè, ti confermavo, sembra che l'impressione era quella, insomma, che nel secondo parte del terzo quarto è mancato qualcosa, anche a livello forse più mentale, morale, forse quel blackout, non so, preciso, blackout in attacco. No, sono d'accordo con te. È un blackout che si è visto anche decisamente a rimbalzo. Abbiamo preso 15 rimbalzi in meno di loro. Ma il dato all'intervallo era più o meno in parità, quindi sono stati tutti nel secondo tempo. Dispiace, volevamo giocarcela fino alla fine. Insomma, sappiamo che le nostre partite non sono queste, le nostre partite arriveranno molto presto, però oggi onestamente volevamo provare a giocarcela un po' di più e non ci siamo riusciti. Buonasera coach, la mia domanda è questa. Non avete trovato continuità al tiro? Vi aspettavate appunto di avere un certo tipo di spazio oppure siete stati colti di sorpresa e quindi ecco, poi la palla non è entrata e il trend negativo è seguito tutta la partita? Guarda, come ho già detto prima, sapevamo che sono tiri che Rimini ci aveva concesso anche nella partita di andata. Rimini è una squadra che gioca molto sulle proprie regole difensive, hanno regole molto ben chiare e definite, e ogni tanto fanno qualche adeguamento tattico, sempre efficace, però solitamente vanno sulle proprie regole. Quindi noi sapevamo che questi tiri qua ce l'avrebbero concessi, e come ho detto prima, volevamo non accontentarci, ma magari giocare un extra pass in più, attaccare il close out sul rientro difensivo e muovere di nuovo la palla. A tratti ci è riuscito, ma la maggior parte delle volte no. Poi, insomma, ripeto, Rimini ha tanti
talento ha fisicità per riempire l'area, e ci hanno tolto tutte le penetrazioni al ferro, ci hanno tolto il gioco spalla canestro, insomma complimenti a loro. Mi rimango con rammarico perché potevamo fare qualcosa di più. Grazie a voi.